Tre volte Sandro, un premio, una scultura, un giardino per ricordare Sandro Farisoglio, già sindaco di Breno, presidente della comunità montana di Valle Camonica, quasi un anno dalla scomparsa. Questo mercoledì all'ospedale di Esine è stato consegnato ai dirigenti della SST di Valle Camonica il primo premio in sua memoria. È stato voluto ed istituito dalla comunità montana. Sarà un premio permanente che ogni anno verrà assegnato a persone ed enti che si sono distinti per il bene della Valle Camonica. Ci sembrava ovvio che il primo premio fosse dato con un segno di ricordo nei confronti di Sandrino per il messaggio che ha lasciato in tutti noi, fosse di riconoscenza verso chi in questo momento, ma soprattutto nei momenti più utopici, ha davvero dato una risposta esauriente a un territorio. E quindi il premio non poteva che andare alle nostre strutture ospedaliere. I ringraziamenti a nome di tutti li ha presentati il direttore della SST Camuna. È veramente una grande emozione e un riconoscimento che parte da Sandrino e Sandro per quello che è il lavoro fatto dai nostri operatori in questo anno di Covid, che è stato un grande lavoro dove i due ospedali hanno reagito bene alle situazioni e ci aspetta un altro periodo di grande lavoro che sarà quello delle vaccinazioni. Nella stessa giornata a Sandro Farisoglio è stata dedicata una scultura realizzata da Mattia Trotta e donata da Giorgio Buzzi, che in questo modo ha voluto ricordare un amico, ma soprattutto il suo modo di essere. È l'uovo cosmico che significa rinascita. Sandro per me ha rappresentato veramente la vita, nel vero senso della parola, e la gioia di vivere. Quindi mi sembrava la cosa migliore per poterlo ricordare e donare all'ospedale quest'opera. La giornata si è conclusa con la benedizione e l'inaugurazione del giardino della memoria e dell'impegno all'ingresso dell'ospedale di Esine dedicato a Sandro, con la benedizione di Monsignor Tino Clementi. E noi volentieri, con la tua benedizione che scende dal cielo, benediciamo questo giardino nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il taglio del nastro è stato affidato alle istituzioni insieme alla famiglia di Sandro Farisoglio. Ecco. Non è mio compito stabilire cosa sembra. Io sono il papà e posso solamente a nome di tutta la mia famiglia ringraziare la comunità montana per il pensiero e il ricordo che ha voluto dedicare a Sandro. È un ricordo che durerà negli anni e pertanto di questo noi siamo molto orgogliosi. Il premio mi sembra molto molto opportunamente dato alla sanità in Valle Camonica. Hanno partecipato alle cerimonie i vertici delle istituzioni Camune, della SST di Valle Camonica, i sindaci, i rappresentanti delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco del territorio.